Buongiorno, buongiorno, ben arrivati. Vi ringraziamo per la puntualità con cui vi state collegando a questo webinar. Io sono Sabrina Onano e vi do il benvenuto a questa attività. Il webinar è sugli strumenti di lavoro per il governo aperto con un focus particolare sul sito OpenGov. Open.gov.it. Ci prendiamo qualche minuto per aspettare che vi colleghiate numerosi, come vi siete iscritti a questo evento, e nel frattempo anche per conoscerci, per capire chi siamo, vi proponiamo un breve sondaggio di 3 domande alle quali vi chiediamo di rispondere per conoscere la platea a cui ci stiamo rivolgendo. Come vi ho detto, ci prendiamo qualche minuto, e poi iniziamo con gli interventi previsti nell'agenda di questo webinar che inizia adesso a mezzogiorno e si concluderà, per le 13. Avete a disposizione la chat nella quale potete comunicare con noi e segnalarci eventuali problemi, ma avete a disposizione anche un box, domande e risposte che potete utilizzare per porre domande relative ai singoli interventi alle quali risponderemo sia strada facendo, sia magari se sono più complesse nella fase finale di questo webinar. Siete già in un numero consistente, quindi io chiederei a Sabina Bellotti, che coordina questo intervento, di attivare la sua webcam e intervenire in video. Grazie Sabina. E, a questo punto, spero che abbiate avuto modo tutti quanti di rispondere al sondaggio. Non sono sicura perché, diciamo, se possiamo vedere i risultati, tanto abbiamo oltre 100 partecipanti, Sì. possiamo avere un'idea. Grazie Sabrina. Ok, quindi abbiamo un numero significativo di persone che non conoscono, non appartengono alla community di OGP. Abbiamo persone che si occupano di cose diverse, sia lato comunicazione sia lato governo aperto. E per l'ultima domanda, rispetto alla conoscenza del nostro sito, che è un po' al centro di questa conversazione di oggi, abbiamo anche qui una situazione, diciamo, diversificata fra chi ha utilizzato il sito anche nelle ultime settimane. Ma diciamo la maggior parte, no, non la maggior parte in qualche modo lo conosce, anche se non lo utilizza frequentemente, una parte, il 39%, non ha mai usato questo sito. Grazie per averci dato queste informazioni che mi consentono di entrare nella tematica di oggi. In particolare, vogliamo parlarvi del perché ci occupiamo di comunicazione, nell'ambito di una politica specifica che è quella della promozione del governo aperto. Io sono Sabina Bellotti, in punto di contatto nazionale per la partecipazione dell'Italia all'iniziativa mondiale Open Government Partnership e appartengo al Dipartimento della Funzione Pubblica. Parleranno con me la collega oggi e vi presenteranno, diciamo, i contenuti di questa nostra conversazione, Elisa Barba Giovanni Gasparo, che è una mia collega della Funzione Pubblica, che si occupa in particolare anche di queste tematiche legate alla comunicazione, all'utilizzo della strumentazione digitale anche per il governo aperto, nonché Sabrina Onano di Formez PA, che è, come sapete, la nostra in-house e che collabora con noi attivamente a supportare le azioni realizzate a livello nazionale e anche a livello internazionale, per il governo aperto. Ci sarà poi, e per questo vi ha indicato Sabrina Onano correttamente, che avete una funzionalità domande e risposte da utilizzare, una sessione di discussione. Vi invitiamo durante gli interventi a soffermarvi su alcuni punti che possono essere approfonditi dal vostro punto di vista e avremo poi con noi, speriamo che ci possa raggiungere, era impegnata in questo momento ancora in un altro appuntamento, Maria Eva Favoino di PA Social, che è una delle portavoci del nostro Multi-Stakeholder Forum,
scusate, scritto sbagliata la parola, multi-stakeholder, che sono state nominate recentemente nell'ambito della prima istituzione a livello nazionale di questo forum. Io vi parlo in particolare, chiedo di mettere a video le mie slide, di un tema specifico, introduttivo, diciamo, il mio intervento sarà molto breve, solo per collegare in qualche modo il tema della comunicazione a quello del governo aperto, perché è importante comunicare per il governo aperto. La partecipazione, prego con la seconda slide, la partecipazione dell'Italia a una partnership mondiale ci vincola ad alcune, diciamo, regole da seguire, perché il valore aggiunto di questa partecipazione è proprio il fatto che i paesi che aderiscono devono seguire obbligatoriamente alcune modalità e alcune attività che connotano, come dire, i principi di base del governo aperto. In particolare, sotto il profilo della comunicazione, gli standard richiesti dalla partecipazione alla partnership prevedono la creazione di un sito nazionale dedicato, che sia ovviamente il più possibile accessibile e che illustri le attività realizzate dalla community che si occupa di governo aperto a livello italiano. L'indicazione prevedono anche il ricorso a canali diversi, quindi non soltanto il sito nazionale, ma anche canali social e altri media, e l'utilizzo di materiali il più possibile, diciamo, esemplificativi, graficamente e sotto il profilo video, di quello che si fa, è perché questo tipo di produzione è particolarmente attiva anche proprio dal segretariato generale di OGP, cioè chi supporta gli stati che partecipano alla partnership produce strumenti e materiali condivisi che possono essere utilmente utilizzati anche a livelli nazionali. Quindi tutto questo perché? Perché è molto importante che si adotti una comunicazione proattiva con gli stakeholder del governo aperto, proprio perché il governo aperto ha come punto fondante e in qualche modo requisito di base la partecipazione attiva di coloro che sono interessati alle aperture. Prego con la seconda slide. Quindi, sotto il profilo del come comunicare, vi ho detto quali sono le basi, ma che cosa comunicare? Prima di tutto è ovvio che bisogna far conoscere l'esistenza dell'iniziativa e la responsabilità che il governo si è assunto nel decidere di aderire, di partecipare alla partnership. Quindi l'amministrazione referente di governo, perché qui si tratta di una partnership fra rappresentanti di governo e società civile organizzata o meno a seconda delle scelte dello Stato che partecipa. È importante che l'amministrazione referente di governo, che è appunto per l'Italia all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Funzione Pubblica, risulti chiaramente responsabile di questo impegno assunto e funga da punto di contatto anche all'interno nazionale per tutti coloro che vogliono contribuire all'attuazione di questa politica. A fianco a un riferimento di tipo governativo e anche politico, noi abbiamo il nostro ministro che rappresenta l'Italia nei consessi internazionali dedicati a questo tipo di politica, ma c'è anche una responsabilità tecnica, è richiesta la nomina di un punto di contatto nazionale, point of contact in inglese, e io sono appunto il punto di contatto nazionale per l'Italia. In entrambi i casi deve essere chiaro, il ruolo e devono essere fornite le informazioni di contatto per poter dialogare con questi attori. La parte poi relativamente, diciamo, significativa e importante che deve essere comunicata sono tutti i documenti prodotti nell'ambito dei piani nazionali d'azione, perché il vincolo principale per gli stati per la partecipazione alla partnership è quello di produrre ogni 2 anni almeno dei piani nazionali che impegnino lo Stato ad attuare politiche di apertura. Tutti questi documenti dovrebbero, secondo il requisito di fondo che ci viene dato, essere resi disponibili in maniera trasparente. Vedremo poi come attraverso le presentazioni successive. Al volo, di cosa ci occupiamo, visto che ci sono persone che partecipano a questo webinar che non hanno conoscenza delle politiche di governo aperto, di che cosa ci occupiamo? Qui vedete delle rappresentazioni grafiche che sono contenute nel nostro sito e che la collega Barbagiovanni poi spiegherà nel dettaglio, che vi indicano quelli che sono i filoni, diciamo, principali di attività all'interno dei quali poi si declinano una serie di sottoattività e di sottotemi di cui ci occupiamo in particolare in questo periodo in Italia nell'ambito del nostro piano nazionale per il governo aperto, che è il quinto. L'Italia partecipa a questa partnership dal 2011. Quindi vedete che ci occupiamo di molte cose diverse, è un'attività multisettoriale che va dalla trasparenza, all'anticorruzione, alla cultura dell'integrity in generale, la partecipazione,
che coinvolge gli strumenti importanti di partecipazione come il dibattito pubblico, la promozione dello spazio civico, che significa di tutte quelle libertà che consentono ai cittadini di partecipare, di essere attivi nella definizione, nella contribuzione al funzionamento del settore pubblico, e l'innovazione digitale, che ovviamente è, come la partecipazione, una forma orizzontale di facilitazione delle politiche di governo aperto, perché nella sua capacità di essere inclusiva favorisce e promuove la partecipazione. Che cosa, prego con la prossima slide, a titolo di esempio, come comunica la partnership? Una delle iniziative importanti della partnership è quella che si chiama in inglese Call to Action. È uno strumento fondamentale, perché voi dovete pensare che siamo oltre 70 paesi che partecipano a livello mondiale a questa partnership e che a diverso livello di maturità provano ad attuare le politiche di governo aperto. Quindi una call to action è un richiamo a tutti i partner, quindi fatto dal livello mondiale, per come dire, attivarsi in maniera collettiva. Un esempio importante, poi a seguito, successivamente al webinar, potrete avere le slide e andare a vedere nello specifico, è stata la call lanciata da OGP durante la pandemia, una call che richiamava l'attenzione di tutti i membri sull'importanza delle misure di anticorruzione e di trasparenza legate allo sforzo, diciamo, necessario anche di investimenti per poter rispondere alle criticità che nascevano dalla pandemia, e dall'altra parte l'importanza della protezione dello spazio civico. Quindi questo tipo di strumento, che è uno strumento che può essere attivato ovviamente anche a livello nazionale, è uno strumento privilegiato dalla partnership. Un altro esempio è quello delle consultazioni, andiamo alla successiva slides. Le consultazioni pubbliche sono una sorta di, come dire, di requisito minimo per coloro che si occupano di governo aperto. Sono quei processi che coinvolgono in maniera aperta, inclusiva, i cittadini e gli stakeholder in generale rispetto al loro contributo alla definizione delle politiche pubbliche. In Italia noi facciamo questo da tempo, è stata attraverso la collaborazione fra due dipartimenti della Presidenza del Consiglio, il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Dipartimento delle Riforme, creata un'apposita piattaforma nazionale che si chiama Partecipa, e che è un esempio del tipo di strumenti che appunto sono normalmente piattaforme digitali e software che servono ad attivare un dialogo bidirezionale con chi partecipa a questo tipo di iniziative. Noi ci avvaliamo moltissimo di Partecipa per tutte le attività che rientrano nei nostri piani nazionali, ma non soltanto noi, questo è uno strumento a disposizione di tutte le amministrazioni centrali e regionali a livello nazionale. Credo di aver più o meno concluso. Nella prossima slide vi ringrazio, è indicato il mio riferimento, e vorrei a questo punto darvi una breve carrellata di nuovo di quello che sono i lavori, e introduco la collega Barba Giovanni, Elisa, grazie Elisa, che vi parlerà invece del sito in particolare. Prego Elisa. Eccomi, buongiorno a tutti, anch'io mi associo ai ringraziamenti per la partecipazione e mi appresto a condividere le slide, che spero vediate bene. Eccole. Se mi date la conferma. Perfette. Ok, allora, io oggi vi parlerò, io sono Elisa Barba Giovanni Gasparo, lavoro presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e anch'io faccio parte del team che si occupa di promuovere i principi del governo aperto e di dare, diciamo, contribuire all'attuazione delle azioni necessarie appunto per l'adesione alla partnership, così come la collega Bellotti vi ha presentato. In particolare però mi occupo degli strumenti digitali, quindi ho seguito insieme ai colleghi del Formes e Sabrino Nano, che parlerà dopo di me, ha fatto parte di questo processo, mi occupo di fare in modo che gli strumenti digitali possano in qualche modo facilitare il ruolo, diciamo, di promozione del governo aperto che ha il Dipartimento ed il governo. E ci faceva piacere oggi presentarvi il sito, quale portale ufficiale per il governo aperto in Italia. È un sito open.gov.it. Dal sondaggio iniziale ho capito che non tutti lo conoscono. Va benissimo, oggi cercherò di darvi, di farvi capire come può essere uno strumento utile per conoscere il governo aperto, ma anche per entrare a far parte della comunità del governo aperto.
Però ci faceva anche piacere raccontarvi come è nato, perché il portale è nato parecchi anni fa, però nell'ultimo periodo è stato oggetto di un'importante ristrutturazione e per far ciò abbiamo seguito le linee guida di design dei servizi pubblici di Agid. Adesso non so quanti di voi le conoscono, probabilmente alcuni di voi le hanno anche seguite per i propri siti internet o per i propri servizi, però diciamo, poteva essere un utile esempio discuterne oggi. In particolare noi siamo partiti da delle esigenze, che sono delle esigenze specifiche che anche la collega Sabina vi ha anticipato. Noi serviva raccogliere il punto di vista degli utenti, ma per una molteplicità di motivi che diciamo, sicuramente vanno in primis dal buonsenso, però in generale per questa attività, in particolare per questa attività ci serviva perché il governo aperto può esistere e le azioni del governo aperto possono esistere se gli stakeholder diciamo, hanno una voce in capitolo molto importante per tutte le attività e quindi raccogliere il punto di vista dei principali stakeholder è stato sicuramente un valore aggiunto nel ripensare i servizi e la struttura del sito. Sicuramente avevamo in mente l'idea di sviluppare nuove funzionalità, nuovi contenuti informativi che potessero in qualche modo promuovere meglio e comunicare meglio i principi del governo aperto, magari identificare i modi per poter diffondere le buone pratiche o comunque promuovere le esperienze. E tutto ciò, diciamo, è stato in qualche modo accostato a quelli che poi erano i vincoli che in qualche modo vi ha anticipato la dottoressa Bellotti prima di me, in primis appunto i vincoli che derivano dall'adesione dell'Italia alla partnership mondiale, che sono quelli appunto del fatto che il sito deve rispondere in termini di comunicazione alla trasparenza sulle attività di governo aperto, deve dare evidenza rispetto, con un'evidenza costante, un aggiornamento costante rispetto agli avanzamenti delle attività e deve essere sempre disponibile. E quindi diciamo questo era un vincolo abbastanza forte, ma poi anche l'idea e la visione che aveva il Dipartimento di dare comunque un'identità alla politica di promozione per il governo aperto, di supportare la comunità, la community del governo aperto e di mettere a disposizione appunto strumenti, buone pratiche in modo che siano disponibili per tutti e aumentare appunto il valore collettivo pubblico. Siamo anche passati da un benchmarking, quindi da un'analisi di ciò che succedeva all'estero, perché anche gli altri paesi aderiscono alla partnership mondiale OGP e quindi anche loro si sono dotati di un sito, di un portale per i servizi che vi ho appena citato. E ne abbiamo trovati alcuni abbastanza interessanti. Me ne ho riportati giusto qualcuno per curiosità. Per esempio, il sito della Colombia ha una dashboard, chiamiamolo in gergo tecnico, si dice dashboard di monitoraggio, quindi un cruscotto di navigazione dei dati abbastanza evoluto, no? Che permette di analizzare in maniera puntuale i dati di avanzamento, per esempio, delle attività, dei loro piani nazionali d'azione. So che magari alcuni di voi non conoscono bene come funziona, però diciamo l'idea diciamo di avere un cruscotto di monitoraggio dei dati del governo aperto era abbastanza forte in questo sito e quindi l'abbiamo riportato. Stessa cosa per la Germania, che per esempio ha la possibilità di usufruire di un linguaggio testi in formato semplificato, no? Che per esempio non riporta un gergo troppo tecnico e quindi non facilmente capibile da non addetti ai lavori. Oppure il sito della Corea, che invece mette online una biblioteca dell'innovazione, no? Per lo scambio di esperienze, buone pratiche che vi dicevo poc'anzi, e il sito delle Filippine, per esempio, che ha una virtual town hall meetings, no? Che permette di mettere in comune delle persone quasi fosse una comunità di pratica sul governo aperto. Dopodiché abbiamo cercato di impostare un piano di lavoro, uno sviluppo che ovviamente seguisse le linee guida di design per lo sviluppo dei servizi, dei siti e dei servizi pubblici di Agit. Quindi abbiamo cercato di riutilizzare ciò che Agit mette a disposizione in termini di template, in termini di documenti, ma anche in termini di processo. Come vedete, ci siamo dati dei risultati attesi. Siamo partiti nel settembre 2021, abbiamo passato una fase abbastanza ampia, direi anche quasi
trasversale di indagine, di ricerca sugli utenti. Per utenti intendiamo appunto sia gli utenti che noi chiamiamo esperti di dominio, perché lavorano sulle tematiche dell'open gov, lavorano appunto all'interno della community ad esempio, ma anche degli utenti che come voi, come la maggior parte di voi, non avevano mai conosciuto il sito e quindi cercavamo di capire cosa si aspettassero dal sito. Quindi abbiamo trovato degli spunti abbastanza interessanti, ora velocemente ve li presenterò. Ma siamo passati alla parte di coprogettazione, di realizzazione di Go Live e non ci siamo fermati, perché da lì sono partite tutta una serie di sviluppi incrementali che hanno dotato il sito di una serie di funzionalità che poi cercherò di spiegarvi, ma che in qualche modo abbiamo pensato fossero il valore aggiunto da dare al sito per venire incontro alle esigenze e alle aspettative degli utenti. Oggi ci troviamo in una fase in cui è diciamo, abbastanza assestato come funzionalità, ma chiediamo una soddisfazione, cioè chiediamo di capire qual è la soddisfazione degli utenti e come poter in qualche modo andare oltre nell'evoluzione, magari venendo incontro a ulteriori esigenze. Cosa abbiamo riscontrato? Nella prima fase, molto interessante, di analisi di esigenze e aspettative sugli utenti, abbiamo riscontrato quello che poi in generale anche la community stessa ci chiedeva da tempo, cioè per esempio tra qualche tema, insomma, ne cito qualcuno, la raggiungibilità dei destinatari delle consultazioni, che molto spesso non sono appoggiati a delle reti solide e occasionali che possono diciamo, vederli come un processo integrato all'interno delle loro politiche. E quindi diciamo, questo ci ha fatto riflettere anche su tutto il mondo delle consultazioni e come devono essere impostate, come devono essere promosse e comunicate. Ma anche banalmente la stabilità e il sostegno politico, sappiamo tutti che questo tipo di iniziative rischiano di perdere forza se non sono sostenute nel tempo da un'organizzazione, quindi anche da un commitment politico. La preponderanza, appunto la necessaria preponderanza del ruolo del terzo settore per questo tipo di attività, e poi questo lo sappiamo tutti oggi e il sondaggio di oggi lo ha testimoniato, il fatto che il governo aperto resta un tema che forse è ritenuto un po' di nicchia, cioè pochi conoscono cos'è effettivamente il governo aperto e pochi pensano pochi sanno che in realtà magari lo applicano ma non si chiama così e così via. Adesso, passando un pochettino più nel dettaglio, probabilmente molti di voi sanno cosa significa fare un mapping delle esigenze degli utenti attraverso delle ideal tipi, quali sono le personas, però noi le abbiamo fatte, ve le riporto. Abbiamo per esempio identificato un gruppo di utenti che potremmo definire come follower dei servizi del sito, abbiamo identificato degli utenti che invece potevano essere dei partner per sviluppare le funzionalità, e invece degli utenti che fossero in qualche modo influencer, cioè interessati vivamente alle funzionalità. E questo ci ha permesso di strutturare, come ad esempio vedete nella slide successiva, le esigenze da poi da realizzare. E lo abbiamo fatto attraverso appunto il kit fornito da Agit. Questo è uno degli esempi di kit forniti da Agit per esplicitare le esigenze emerse nella fase di ricerca sugli utenti. Abbiamo identificato per esempio un caso classico di un utente che è un dipendente della PA con molta esperienza, che ha necessità di essere aggiornato sicuramente e vuole condividere la sua esperienza, non sa per esempio come fare e cosa capire, cioè quali sono le sue difficoltà. Sicuramente non sa usare una piattaforma di condivisione, non sa come orientarsi all'interno del mondo del digitale per il governo aperto e non capisce diciamo quali sono i suoi canali per essere aggiornato. Questo ci ha portato alla fine del processo, adesso mi scuserete se sono stata abbastanza diciamo, rapida nello spiegarvelo, però per questione di tempo abbiamo dovuto fare così. Poi tutti i materiali cercheremo di pubblicarli sul sito, quindi chi vuole fare approfondimenti o chi volesse fare delle domande siamo a disposizione per rispondere. Allora, alla fine di questo processo siamo arrivati a quella che è l'architettura informativa del sito, cioè quali sono le domande alle quali il sito doveva rispondere. Abbiamo racchiuso in tre verbi, cioè l'agire, cioè poter permettere alle persone di agire nei confronti delle possibili attività di governo aperto, attraverso appunto degli strumenti pratici che potessero essere riutilizzabili, o il conoscere il governo aperto, cioè come poter dare la possibilità alle persone di conoscere il governo aperto, di conoscere le iniziative, di conoscere le opportunità, e poi quella un po' più pratica
tematica di partecipare, cioè come dare la possibilità alle persone di partecipare alle iniziative di governo aperto, e quindi uno su tutti è la community OGP o il programma OGP Local, che diciamo molto poche persone conoscono, che però cioè, a livello locale è abbastanza importante. Dopodiché, cioè, avendo fatto questa mappatura e avendo rilasciato la prima versione del sito, abbiamo realizzato i test di usabilità, così come previsti appunto dal percorso Agid. L'abbiamo fatto in virtù anche di un know-how interno del Dipartimento, perché da qualche tempo abbiamo rilasciato anche delle linee guida, un vero e proprio protocollo che si chiama protocollo EGLU, che permette di fare dei test di usabilità con appunto dei kit, degli strumenti, ma anche una metodologia abbastanza accurata. E qua, insomma, siamo riusciti a ottenere già i primi feedback di un partecipante X, volutamente rimasto anonimo, dove ci diceva: ma qui dal punto di vista grafico non si capisce bene come orientarsi. Questo, per esempio, è uno degli N motivi per cui è utile fare dei test di usabilità verso gli utenti esterni, e quindi come metodologia di processo ci piaceva discuterne in questo webinar. E il nuovo portale, siamo arrivati così, diciamo, ai punti fermi del nuovo portale, cioè è quello di avere una visione d'insieme sulle strategie di nazione di governo aperto, di offrire dei collegamenti chiari e veloci verso le aree del governo aperto, ma anche verso gli strumenti, di fornire appunto strumenti, come avevamo visto, come biblioteca dell'innovazione, quindi fornire strumenti, kit, esperienze, e fornire anche un monitoraggio quali quantitativo delle iniziative che sono funzionali all'attuazione della strategia di governo aperto. E tutto ciò, diciamo, è stato accostato a un piano di manutenzione e evoluzione, per cui anche oggi siamo davanti a un libro che potrebbe essere scritto ancora a bianco di possibili evolutive rispetto al sito. Dopodiché vorrei presentarvi giusto qualche schermata, per chi non lo conosce potrebbe essere utile conoscerlo per la prima volta in maniera guidata. Banalmente, diciamo, la prima pagina, l'home page, vediamo il menu principale in alto, che racchiude un pochettino i tre mondi che poc'anzi vi ho specificato, quindi governo aperto sarebbe il conoscere, partecipa e partecipare, monitora e essere coscienti di monitorare le attuazioni del governo aperto. Poi c'è la parte della vetrina, dove troverete sempre online, diciamo, l'attività più di rilievo del periodo, e la parte più in basso invece abbiamo voluto lasciare uno spazio dedicato, vedete il box giallo, dedicato alle consultazioni, perché sono una parte molto importante del governo aperto, quindi tutte quelle consultazioni che vengono promosse attraverso il portale Partecipa, che è il portale nazionale per le consultazioni pubbliche in Italia. Quindi qua troverete una vetrina e una punto di accesso verso questo portale, e poi l'area del box dedicata al quinto NAP, quinto piano d'azione nazionale per il governo aperto, che è un punto di ingresso appunto di approfondimento rispetto a queste attività. E la parte successiva rappresentavano appunto gli aggiornamenti, quindi troverete sempre online le notizie, gli eventi per rimanere sempre aggiornati, e la parte numero due, una parte un po' più, diciamo, di approfondimento tematico rispetto a quelle linee di azione che probabilmente avete riconosciuto, perché ve le ha fatto vedere poco fa la collega, che rappresentano degli approfondimenti rispetto a delle linee di azione che sono state individuate diciamo fondanti rispetto alle politiche di governo aperto. Di questo ne abbiamo già parlato, quindi pagine notizie ed eventi, potrete vedere anche lo storico, quindi a parte la home page con le due notizie in evidenza, ma anche uno storico, li potrete ricercare. Parte del menu del governo aperto, come vi dicevo, dà una panoramica generale, quindi su cos'è il governo aperto, molto carina, vi segnalo la guida per gli scettici, perché molte volte che è stata realizzata in primis dalla Partnership Mondiale, ma che poi abbiamo in qualche modo adottato e personalizzato rispetto all'Italia, l'Italian GP, quindi le attività di Italian GP, e il piano nazionale, con la possibilità di andare a vedere anche i precedenti.
La seconda parte, quella un po' più corposa, la seconda parte di menu, invece dà un focus specifico sulle consultazioni e quindi dà una porta d'ingresso anche qui al portale nazionale per le consultazioni pubbliche in Italia, partecipa, spiega cosa significa fare governo aperto e quindi dà una vetrina sulle esperienze, sulle numerose esperienze che ci sono, probabilmente non sono tutte, però si possono segnalare, le potremo aggiungere. E dà già un primo assaggio attraverso dei corsi online che sono stati realizzati sul tema del governo aperto per chi volesse usufruire di questi corsi per capirne di più e poter diventare esperto di governo aperto per la propria organizzazione può farlo. La parte dedicata alla community, vado veloce, scusate, e poi tutte le parti relative alle iniziative che servono appunto per la promozione del governo aperto, quindi uno su tutte l'Open Gov Week, ci sarà a maggio, quindi se siete interessati mi raccomando, promuovetela e iscrivetevi, e i premi Open Gov Champion, che anche questi servono a promuovere il governo aperto. La parte relativa al monitoraggio, perderò giusto gli ultimi 2 minuti di questo mio intervento, invece è una parte che abbiamo inserito appunto per dare trasparenza alle attività. E consta di due sezioni, quella un po' più approfondita sul quinto NAP, per chi non lo sapesse, è un piano d'azione nazionale che viene coprogettato dalle amministrazioni, dalle organizzazioni della società civile e mette in campo delle azioni, che sono delle azioni concrete che si devono realizzare nell'arco temporale di 2 anni, però con delle, come dicono i bravi, milestone, cioè quindi con delle scadenze già diciamo, predefinite, e quindi era importante avere una conoscenza dell'avanzamento di queste attività. Vedremo l'anteprima, ed eccola qua. Questa è una prima, un primo cruscotto di avanzamento delle attività. Come vedete in alto c'è la possibilità di navigare nel tempo i risultati. Siamo a febbraio, poi potremo navigarle fino a giugno. Ho preso ad esempio alcuni indicatori che sono stati individuati insieme al piano, quindi insieme al piano vengono individuati degli indicatori. Ad esempio ci sono questi due indicatori e vedete da un lato l'elenco degli indicatori 101, 201 e così via, ce ne saranno altri qui per spazio non l'ho riportati, però poi a destra c'è una parte che dettaglia questi indicatori, quindi quali sono i dati che vengono monitorati, quali sono i risultati che costantemente vengono monitorati per dare visione sull'avanzamento delle attività. Ed in particolare vi segnalo una parte, secondo me, abbastanza importante, che invece è il pallino numero 4, che dà invece un focus sulle evidenze. Questa è per esempio, un vincolo che ci ha dato, che ci dà, che dà la partnership mondiale, GP, a tutti i paesi che aderiscono, dove dice sì, avete un portale per il governo aperto, va bene che fate, diciamo, l'avanzamento, però noi vogliamo anche vedere le evidenze di questo avanzamento. Per noi le evidenze, per esempio, sono tutta la documentazione che hanno prodotto i vari gruppi di lavoro che lavorano a questi avanzamenti, a queste attività. Possono essere gli incontri, quindi di decisione su determinati avanzamenti, insomma, avrete modo di indagarlo, quindi questa è, diciamo, la punta dell'iceberg di tutte le attività che poi potete andare ad approfondire. Detto ciò, io vi saluto, vi ringrazio, sono a disposizione per qualsiasi domanda e spero di essere stata utile nella conoscenza di questo strumento e di quelli che magari creeremo. Grazie Elisa, effettivamente il tempo era poco rispetto alle tante cose che potete trovare dentro al nostro sito. Avete visto, è stato fatto un lavoro analitico di progettazione molto molto orientato a capire la user experience, però su questo non si finisce mai di imparare, quindi vi invitiamo a frequentare il sito e a farci sapere poi che cosa ne pensate. Do la parola adesso a Sabrina Onano, che appunto a questo proposito vi riporta gli esiti di una prima indagine di customer che è stata fatta recentemente e che ci comincia a dare qualche indicazione su quali possono essere gli aspetti anche da migliorare. Prego, Sabrina. Eccomi. Spero che vedete correttamente la presentazione. Il mio Sì. Grazie. Il mio sarà un rapido focus per appunto lasciare poi tempo ai commenti e eventualmente alla discussione.
un rapido focus sull'attività che è stata fatta di ascolto degli utenti, perché come è stato già ben illustrato, l'attività di progettazione, di gestione del sito non si esaurisce nella sua pubblicazione, ma io riparto dalla rappresentazione delle fasi che ha appena condiviso Elisa per approfondire appunto la fase in cui ci troviamo adesso. Il sito è in una situazione relativamente stabile da un po', e quindi noi adesso stiamo proseguendo questa attività di ascolto degli utenti, insomma, per capire se realmente sono stati raggiunti gli obiettivi che ci eravamo posti anche in fase di progettazione e gli obiettivi, quelli che dovrebbero essere gli obiettivi del sito. Quindi è stata condotta un'indagine che aveva sostanzialmente l'obiettivo di valutare il livello di soddisfacimento degli utenti in relazione all'adeguatezza del sito come servizio, del sito come strumento anche di rafforzamento del governo aperto in Italia, e ci serve soprattutto per individuare ulteriori interventi e opportunità di miglioramento. Come è stata fatta questa operazione di ascolto? È articolata in più fasi. Nel mese di tra febbraio e marzo abbiamo realizzato e erogato un questionario. Probabilmente alcuni di voi che sono qua collegati avranno partecipato, avranno anche risposto a quel questionario, che ci ha consentito di raccogliere una serie di valutazioni, ma anche suggerimenti. Questo webinar va a completare quella fase di ascolto, perché oltre all'attività di diffusione, di presentazione del sito, perché abbiamo visto anche dal sondaggio iniziale che abbiamo ancora margini di miglioramento per far conoscere questo sito, ma abbiamo verificato sia nelle percentuali di risposta al questionario che nelle percentuali di presenza a questo webinar, la percentuale di chi già utilizza il sito con una frequenza da poche settimane a due mesi è attorno al 70%, quindi cioè ci stiamo rivolgendo a una platea, stiamo parlando con una platea che comunque è già avuto contatti con il sito e che quindi per noi è molto interessante coinvolgere e soprattutto ascoltare. Questa attività rientra nelle attività di monitoraggio dei servizi, così come indicate nelle linee guida di design dei servizi digitali, che come è stato detto prima noi abbiamo seguito nell'attività di progettazione, ma continuiamo a seguire anche nell'attività altrettanto importante di monitoraggio, che consiste non semplicemente nella verifica, nella valutazione dei dati sugli accessi, ma anche in questa attività di ascolto. In programma le prossime attività che abbiamo per proseguire questo processo, che è un processo ciclico di ascolto, intervento e messa in produzione. Abbiamo in programma per il mese prossimo la realizzazione di un test di usabilità, come già è stato realizzato sui prototipi, adesso verrà realizzato sul sito online, sempre basato sul protocollo IGLU, e poi successivamente gli eventuali interventi correttivi e migliorativi. Dopodiché ricominceremo il giro a ascoltare, intervenire e cercare di migliorare progressivamente. L'indagine è stata realizzata sul modello di valutazione della customer realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, come vi ho detto è rimasta aperta un mese, dal 6 febbraio al 6 marzo, è stata somministrata sotto forma di questionario erogato con il software Line Survey, e sono stati raccolti 117 questionari. I destinatari principali a cui ci rivolgevamo erano la community OGP Italia e gli altri soggetti coinvolti direttamente nelle attività del progetto OpenGov. Il progetto OpenGov è un progetto del Dipartimento della Funzione Pubblica all'interno del quale sono gestite tutte queste attività delle quali abbiamo parlato finora, e anche i visitatori, insomma i visitatori più assidui, cioè ci siamo rivolti a chi già aveva sperimentato l'uso del sito. Il questionario ovviamente era aperto, era promosso pubblicamente,
Quindi, e per questo motivo sono arrivati anche contributi di chi non conosceva il sito, il questionario era organizzato in maniera tale da poter gestire diversamente con delle domande condizionali rivolte proprio a chi non conosceva il sito, e quindi da loro sono arrivate invece delle proposte, delle aspettative su che cosa ci si può aspettare da un sito di questo tipo. Il questionario era articolato in una ventina di domande tra aperte e chiuse, ma prevalentemente chiuse, ovviamente per facilitare l'elaborazione dei dati. La fascia d'età, mi abbiamo fatto delle domande, come in questo caso, abbiamo iniziato con delle domande di tipo anagrafico per capire chi ha partecipato, e l'utenza principale comunque sono i dipendenti pubblici. Questo però non esclude, visto una domanda in chat, che il sito, che tutti questi argomenti siano di interesse e siano rivolti anche ai cittadini. Infatti, sul sito OpenGov non ci sono aree riservate, ma è tutto aperto, di accesso disponibile, insomma, a chi è curioso, a chi si vuole affacciare a questi temi. Quali sono stati i risultati di questa indagine? Complessivamente il livello di soddisfazione è buono. È stata riconosciuta la validità, il fatto che siano presenti informazioni costantemente aggiornate e complete, sia le informazioni che sono state evidenziate, quelle presenti nella zona più informativa, nella zona dinamica, ma anche quelle relative all'avanzamento del quinto piano d'azione. È emersa una valutazione positiva relativamente alla semplicità di navigazione del sito, anche se si capisce che si potrebbe migliorare magari il raggiungimento di alcuni contenuti riducendo il numero di clic. È emerso il suggerimento che sia possibile migliorare le informazioni presenti sul sito, perché siano più facilmente accessibili. Quindi, per far sì che questo tema, che sembra un tema di nicchia, non sia più considerato un tema di nicchia, ma insomma sia facilmente comprensibile e diffuso. I suggerimenti principali che abbiamo raccolto da questa indagine non sono tanto sulla struttura del sito, ma sono più che altro come proposte anche di ampliamento. Una segnalazione ricorrente è il fatto di mettere a disposizione materiali per la formazione, materiali di approfondimento in un linguaggio semplice e accessibile, quindi sempre in un'ottica di divulgazione. Migliorare il collegamento ai sistemi collegati, si è parlato di Partecipa. A noi sembrava fosse abbastanza evidente il collegamento, però anche da queste attività di ascolto ci siamo resi conto che invece questo aspetto potrebbe essere migliorato, ed è uno degli aspetti in cui investiremo sicuramente negli interventi che andremo a realizzare. E poi il miglioramento dell'accesso alle informazioni anche attraverso l'utilizzo di rappresentazioni grafiche per una migliore lettura di testi. Questo è in breve sintesi quello che abbiamo raccolto e che vorremmo continuare a raccogliere appunto in questa chiacchierata che ci apprestiamo a fare adesso. Io concludo e lascio nuovamente la parola a Sabina. Grazie Sabrina. Adesso intanto sono pervenute alcune domande, chiedo comunque allo staff di Formez di rispondere in chat per quello che è possibile ai quesiti, diciamo, più specifici. Ovvio oggi non abbiamo il tempo, non avevamo il tempo di parlarvi più diffusamente di quelli che sono i contenuti del governo aperto. C'era però una domanda che chiedeva che cos'è, se si può sapere di più sulla community e come ha illustrato anche se velocemente in dettaglio la collega Elisa, sul sito trovate tutte le informazioni, la spiegazione di che cos'è la community, di come funziona, quali sono gli attori, di chi coinvolge, c'è cioè la modalità per aderire, c'è illustrato appunto quali sono i soggetti che partecipano. Quindi restiamo a disposizione anche dopo questo
questo incontro per fornirvi le informazioni che eventualmente non trovaste sul sito, scrivendoci c'è una possibilità anche di scrivere. Però ora vorremmo completare la fase, come dire, di discussione standard, che però comporta per voi una partecipazione, un elemento di partecipazione attiva, che è rispondere ad ulteriori domande, e quindi chiedo produrre a video le domande che abbiamo pensato, e vi chiediamo di rispondere, quindi per quello che avete potuto conoscere direttamente attraverso la vostra esperienza, comunque capire attraverso questa breve carrellata che abbiamo fatto oggi con voi, quali strumenti pensate siano più utili per supportare le attività legate appunto al governo aperto, quindi a quella che chiamiamo community dell'Open Government Italia, per spiegare questa sigla, visto che ci è appena stato detto che bisogna essere chiari con le sigle. Quindi per chi vuole darci questo contributo, questa prima domanda, una seconda domanda legata alle funzionalità che ritenete più efficaci per comunicare i risultati di cui stiamo parlando. In generale si tratta di risultati di politiche pubbliche, di attività che mettono a disposizione dei cittadini e degli stakeholder in generale, delle aziende, delle opportunità di fruizione migliore dei servizi pubblici o di conoscenza di come le politiche pubbliche vengono definite e di quali attività vengono realizzate all'interno del settore pubblico, e quali canali ritenete più utili per comunicare le iniziative e i risultati di governo aperto. Quindi di nuovo ci rivolgiamo a voi per capire come possiamo utilizzare al meglio la strumentazione che la comunicazione ci mette a disposizione per migliorare la nostra capacità di penetrazione. Ricordavo prima Sabrina che lei ha detto il 70%, io ricordavo che c'era un 39% che non conosceva, quindi diciamo siamo fra un 60 e un 40, abbiamo sicuramente da migliorare la nostra capacità, diciamo, di far conoscere che cosa sia il governo aperto, di far conoscere gli strumenti che mettiamo a disposizione. Quindi se avete già cominciato, diciamo, a rispondere, pregherei la regia di far vedere quali sono i risultati, e chiederei se ci sono, di nuovo chiederei al back office di segnalarci se ci sono domande a cui non è stata data risposta. Quali canali di comunicazione target sono stati usati fino ad ora per far conoscere OGP? È un po', diciamo, il tema che vi abbiamo presentato. Allora, vediamo che sugli strumenti c'è un'importanza che viene data dall'audience di oggi ai dati in formato aperto. È una delle cose sulle quali il Dipartimento della Funzione Pubblica lavora, e anche gli attori che partecipano alla community, è uno degli ambiti di lavoro del nostro quinto piano d'azione nazionale. Come vedete c'è una diversificazione, perché sono giustamente molte le possibilità, e giustamente l'audience ci ricorda che vanno probabilmente utilizzate tutte a seconda poi del momento in cui stiamo comunicando, dell'oggetto che vogliamo comunicare, ma è importante il repository, è importante l'attività di network, è importante pubblicare gli aggiornamenti. Sulle funzionalità vediamo che risulta importante l'infografica, ma anche qui anche la dashboard, anche gli approfondimenti tematici sono, e sui canali viene giustamente dato rilievo, probabilmente perché intorno a questo tavolo virtuale anche oggi siamo più dipendenti pubblici che normali cittadini, o anche una popolazione in target più giovane. Il rilievo quindi viene dato sempre ai siti istituzionali, e non è un caso che anche dal punto di vista dei requisiti richiesti per la partecipazione alla partnership mondiale questo viene considerato una condizio sine qua non. Bisogna disporre di un sito che esponga chiaramente di che cosa ci occupiamo e che cosa facciamo soprattutto. Se ci sono altre domande, vi chiederei a chi ha potuto seguirle tutte in chat di segnalare a noi relatori, per Elisa, per Sabrina, per me, se ci sono delle domande a cui non è stata data risposta o a cui comunque è stata data una risposta rapida, e magari Elisa in particolare, che ha avuto l'intervento, diciamo, più tecnico fra i tre, può aggiungere degli elementi. E se non c'è questa esigenza, chiederei alla nostra ultima relatrice, che ci ha raggiunto un po' più tardi, a Marieva Favoino di PA Social, che è per l'appunto una rappresentante di un'organizzazione della società civile, fra le tante, fra le molte che collaborano alle nostre attività
nell'ambito della community del governo aperto e riveste anche un ruolo particolarmente rilevante perché è una delle portavoci del forum multi-stakeholder per il governo aperto. Questo forum è un'entità, diciamo un attore che abbiamo come innovazione introdotto proprio nel corso dell'ultimo anno nella community, è l'attore di governance, quindi racchiude al suo interno 11 rappresentanti di amministrazioni pubbliche, 11 rappresentanti della società civile organizzata che hanno voluto candidarsi a questo ruolo ed è una sede di discussione proprio per migliorare la capacità della community di attuare i principi di governo aperto, per monitorare quello che l'attuazione anche attraverso gli strumenti che Elisa ha presentato, l'attuazione delle attività previste nel nostro piano nazionale e un particolarmente importante obiettivo che è stato assegnato a questo forum, iniziare un processo di co-creazione di una strategia nazionale per il governo aperto. Questa è una richiesta nuova che arriva dalla partnership di andare oltre i piani e riuscire a rendere più diffusivo a livello nazionale anche ai diversi livelli di governo. Ho fatto un riferimento Elisa in questo senso allo G-Local, quindi non solo a iniziative di livello nazionale ma anche a iniziative di livello territoriale e locale. E quindi chiedo a Maria Eva di unirsi con la sua voce alla nostra. Nel frattempo che arriva Maria Eva, forse ci sono due domande alle quali possiamo rispondere in maniera un po' più prego, prego, anche perché io non vedo il microfono di Maria Eva, forse ha qualche problema di collegamento perché poco fa c'era. Quindi prego, allora, la prima, vai. Probabilmente riesci a rispondere meglio tu, stanno chiedendo come fare a capire se uno specifico ente ha aderito già alla community OGP italiana. Okay. Quindi io ho scritto in chat che esiste una pagina dedicata che racconta cosa fa la community, esiste all'interno di questa pagina un modulo per l'adesione sia dal punto di vista delle PA ma anche dal punto di vista della società civile, però per capire se esattamente una amministrazione ha già aderito. Allora diciamo non abbiamo reso, siamo in una fase continua di aggiornamento perché siamo come dire, per noi è importante aumentare l'adesione dei diversi stakeholder. Abbiamo lavorato nel corso degli ultimi mesi molto a invitare diciamo rappresentanti delle politiche rivolte per esempio alle donne, ai giovani, cioè a target che sono meno presenti attualmente nella nostra community. Quindi non abbiamo curato ancora nel sito, Elisa e Sabrina lo dico anche a voi, una lista diciamo aggiornata di quelli che sono gli attori pubblici da un lato e le organizzazioni della società civile che ad oggi hanno aderito al sito, perché abbiamo nell'innovazione del sito, nell'innovare il sito, abbiamo anche introdotto un nuovo meccanismo di adesione con un form trasparente e quindi a breve lo renderemo anche pubblico, ma comunque per informazioni basta scrivere alla nostra casella OGP e utilizzando insomma le informazioni di contatto che sono sul sito e rispondiamo a qualsiasi domanda. Vedo Maria Eva che è in movimento. Sentiamo e ci terrei perché mancano pochi minuti, ci terrei a darti la voce per aggiungere così. Grazie, mentre cercavo di collegarmi hai già presentato, insomma, hai introdotto il mio ruolo qui oggi. È stato un webinar molto molto interessante, ha affrontato esattamente tutti i punti che sono necessari da affrontare quando si parla di comunicazione e di processi partecipativi. Mi è piaciuto tantissimo l'intervento sia di Elisa che di Sabrina, do del tu a tutti, insomma lavoriamo insieme, perché non è mai abbastanza sottolineare il fatto che la comunicazione è un servizio, no? Cioè oltre agli obblighi che la partnership mondiale ci impone di rendere trasparenti ed essere accountable, cioè responsabili a rispondere dell'operato di tutti i vari soggetti che lavorano sui processi di governo aperto in Italia, è anche importante capire come portare un servizio informativo alle persone che o sono interessate per il lavoro che fanno o potrebbero esserlo perché magari fanno già il governo aperto, come diceva Elisa, ma non sanno che si chiama così, ecco. Il fatto che, come abbiamo visto, abbiano risposto alla customer quasi per la metà, sono quelli che hanno risposto sono dipendenti della pubblica amministrazione, ci fa capire quanto una volta fatto il sito bisogna poi portarlo ai possibili fruitori di quel servizio informativo.
questo è il ruolo dei comunicatori pubblici, è un lavoro che non finisce mai, è ciclico, lo raccontavano sia Sabrina che Elisa, quindi insomma il lavoro è quotidiano per uscire da un tema di nicchia, come qualcuno ha detto prima di me durante questo webinar, a un tema sul quale accendere le intelligenze di questo paese, soprattutto, come sottolineavi benissimo tu, Sabina, giovani che insomma in questo momento mancano un po'. Però ecco, il fatto che qualcuno oggi abbia risposto dicendo che i canali social sono importanti e che, come tu sai, stiamo lavorando proprio in questa direzione per poter, anche come forum, avere un dialogo con i possibili pubblici di riferimento anche in quei luoghi, insomma, ci fa ben sperare che a brevissimo riusciremo pian piano a ridurre questo gap. Quindi niente, questa è la mia conclusione, insomma, mi ha fatto particolarmente piacere vedere la partecipazione di oggi ed è un lavoro che proseguo, grazie. Grazie molte Maria Eva, e vorrei spendere gli ultimi 2-3 minuti, se non ci sono altre domande. Elisa, non so se avevi catalogato altre cose a cui potevamo rispondere, allora approfitto per ricordarvi i nostri prossimi appuntamenti, che servono proprio a farvi capire di più e meglio di che cosa ci occupiamo quando parliamo di governo aperto, perché è vero quello che ha detto Elisa e che ha ricordato Maria Eva, che si fa governo aperto senza chiamarlo con questa etichetta, perché il governo aperto è un contenitore complesso, come vi ho detto all'inizio di questo incontro. Comunque dall'8 al 12 maggio a livello mondiale e anche a livello nazionale, Elisa ha toccato questo punto, ci sarà la settimana del governo aperto, un'iniziativa che ha creato l'Italia, che ha ideato l'Italia proprio su sollecitazione delle organizzazioni della società civile nel 2017 e che è stata riconosciuta una best practice e quindi è diventata un'iniziativa che appartiene ormai alla partnership mondiale. L'8 maggio nel pomeriggio troverete tutte le informazioni nel nostro sito, ci sarà l'apertura a livello mondiale e poi appunto organizzeremo come Dipartimento della Funzione Pubblica in ognuna delle giornate dall'8 al 12 un evento webinar in cui tratteremo le diverse politiche, area di azioni che caratterizzano il nostro impegno in questo ambito, e il 12 maggio, in chiusura della settimana, ci sarà un webinar organizzato dal Forum Multistakeholder, a cui ovviamente Maria Eva parteciperà, dedicato proprio all'impegno del Forum, quindi a che cosa il Forum sta facendo e a quali idee il Forum diciamo vuole sollecitare nella community e in una community aperta per l'occasione della settimana dell'amministrazione aperta, perché questi webinar non sono rivolti come alcune delle nostre attività solo alla nostra community, ma a tutto il contesto nazionale, quindi a società civile organizzata, singoli cittadini, operatori pubblici, amministrazioni. E inoltre si tratta di una call to action di cui vi parlavo all'inizio, non solo ci sono i nostri eventi, ma ci saranno in contemporanea in quella settimana gli eventi di tutti gli attori pubblici che, riconoscendosi o meno nella community, però si riconoscono oggi nel nostro invito a far vedere come loro fanno amministrazione aperta, in che modo producono e diffondono dati aperti, in che modo promuovono processi di partecipazione, in che modo usano la trasformazione digitale per rendere inclusiva la partecipazione di tutti i diversi pubblici. Quindi è un invito a tutti voi a seguire il programma. Nel nostro sito troverete non solo il programma dei nostri eventi, ma le segnalazioni degli eventi che avverranno in tutta Italia. È un'occasione unica per conoscere di più di quello che si fa, anche perché verrà nell'evento di apertura promossa la nuova strategia del governo aperto, che è stata co-creata nel corso dell'ultimo anno, quindi un'occasione importante per voi come cittadini di sapere quali sono le vostre opportunità di partecipazione come amministrazioni pubbliche, se non partecipate già, per unirvi alle nostre iniziative anche future, soprattutto in una logica di rafforzamento la nostra capacità di essere aperti. Questo, come è stato riconosciuto in molti contesti internazionali, non è utile solo perché rende una migliore qualità dei servizi pubblici, ma soprattutto perché rafforza le nostre democrazie, e nell'attuale contesto mondiale in cui purtroppo la guerra è anche molto vicina a noi, è molto importante che tutti insieme contribuiamo a rafforzare la democrazia, i principi della democrazia che si basano sulla partecipazione, sui diritti a partecipare da parte di tutti. Ringrazio le colleghe Sabrina, Elisa. C'è un'ultima domanda che è arrivata proprio in questo istante, chiedono se è possibile partecipare alla community come singoli
Adesso penso che si intenda Allora, cittadino, non ho capito se singolo cittadino o singolo dipendente, però. La partecipazione alla community è intesa per organizzazioni, sia pubbliche che private. Quindi il cittadino singolo, diciamo, può partecipare alle mille attività che la community organizza anche per i cittadini, perché le consultazioni sono normalmente aperte proprio ai cittadini singoli. Però le attività che sono appunto concentrate su co-creazione di politiche pubbliche comportano una responsabilità di tipo anche un commitment, come si dice in inglese, da parte di coloro che si impegnano a farle, quindi non poggiano sul singolo individuo, ma sulla cittadinanza organizzata o sulle amministrazioni pubbliche. Però il governo aperto è per i cittadini, quindi partecipate, cercate di conoscere, partecipate alle consultazioni e a tutti i momenti di inclusione, come quelli di rilevazione della customer satisfaction, dei servizi di comunicazione, che sono molto importanti, come diceva Marieva. Vi aspettiamo tutti quanti, grazie di questa nutrita partecipazione di oggi. Buona giornata a tutti, grazie.